Ciao a tutti ragazzi, bentornati agli acquisti fumettosi. Oggi è una puntata un po' diversa, una puntata un po' strana perché ci sarà un ospite, c'è un ospite che mi aiuterà in tutta questa, o gli aiuterà, che starà con me in tutta questa puntata. Ed eccolo qua, non lo riconoscete, è il signor coronavirus. E quindi se mi vedete con la barba lunga, la faccia emaciata e non sto proprio in formissima, sappiate che sono 3 giorni che sto con il Covid. Ed eccoci qui ragazzi, è domenica, sono le 14 e questi sono gli acquisti fumettosi o gli acquisti covidosi. Vattene, ho detto vattene, mamma mia, cioè mettiti da una parte, tanto non te ne puoi andare per il momento, quindi almeno stai in silenzio almeno. Intanto vi volevo abbracciare e dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti perché abbiamo superato gli 8.000. Abbiamo superato gli 8.000, quindi già sono partiti. Allora siamo in... No, non siamo in niente, perché il road to comincia dopo i 500. Quindi per ora siamo a 8.000. Siamo a 8.000 e siamo tranquilli e bene così. Quanto ne voglio bene, ragazzi, siamo a 8.000. Io vi adoro. E vi volevo dire, ragazzi, nel caso foste tra quegli sciagurati che si fossero persi il salotto di Sheldon di giovedì, Corrado Roy, Giancarlo Alessandrini, Ediberto Messina, disegnatore di Dago, Luciano Costarelli, disegnatore adesso di Bugs Comics e creatore, e dovete vedere il Tre Chiacchiere con lui o la puntata di giovedì per scoprire che cosa, una cosa che avrete speso i miliardi nella vostra vita per comprare, quella cosa che lui ha inventato. E poi c'erano il canale di Curo, Luke65, il mio navigatore, c'era Alessia Poliandri, scrittrice di Osi Autogrill, e poi c'era Dan di Fumetti Senza Paura. E forse mi sono dimenticato qualcuno, no, mi sembra di no, dovremmo essere questi, insomma una puntata clamorosa, andatela a recuperare. E quella di giovedì prossimo, ragazzi, quella di giovedì prossimo, mentre martedì vi aspetta un Tre Chiacchiere con un altro grandissimo, grandissimo disegnatore. Vi dico che ha disegnato veramente di tutto, ma è tra i disegnatori dei primi 100 di Dylan Dog, quindi è grande nome, grande nome. Ok ragazzi, andiamo immediatamente avanti. Facciamo questa puntata anche perché sapete che gola, insomma, me vedete in faccia, su, se vedete in faccia che non sto proprio al top dei top, quindi cercheremo di fare una puntata dignitosa perché non vi potevo lasciare senza gli acquisti fumettosi. Cascasse il mondo, gli acquisti fumettosi devono uscire. Allora abbiamo il numero 8, Vendetta, delle nuove indagini di Nick Ryder. Ed eccoci qui, sempre, sempre bellissime le copertine di Rosario Rao. Qui abbiamo Davide Rigamonti, soggetto e sceneggiatura, Ivanzoni ai disegni. Trovate tutti i Tre Chiacchiere con questi protagonisti nella serie Tre Chiacchiere con... Molto belli, molto belli. Molto intrigante. Very intriguing. Questo è il prossimo numero, una voce dal passato, in edicola dal 22 di luglio. Dopodiché abbiamo il numero 37 delle strisce. Eccolo qua, le strisce di Tex. Con queste qui fatemi fare un plauso enorme. Enorme, enorme, enorme. Sempre, sempre, non smetterò mai di ringraziarlo, ad Alberto, il mio edicolante, che ovviamente non potendo uscire ho fatto passare mio figlio, quindi mi ha dato tutto e poi insomma poi passerò io, insomma, quindi è sempre di una disponibilità e di una gentilezza infinita. Grazie Alberto, grazie davvero. Ed eccoci qui subito con le strisce. Allora, grazie a tutti quelli che mi hanno risposto. Prendo uno per ringraziare tutti, che è Romeo Prosciutti, che mi ha spiegato da dove bisogna cominciare il nuovo raccoglitore, finire quello vecchio, insomma eccetera eccetera. Questi li attacchiamo dopo, questo lo buttiamo qui, questo lo apriamo, questo lo mettiamo qui, questo ci ammazziamo i cimici, questo da Margatto, eccolo qua. Quindi queste strisce vanno messe in ordine. Qui, allora, già 45, 44, 43, 42, ok, perfetto, quindi vanno così. Quindi abbiamo dalla 40 in poi in quest'altro raccoglitore, che è il secondo raccoglitore della seconda serie. Ragazzi, grazie quando mi salvate con queste cose, perché voglio tutte le volte... prima serie, seconda serie, primo raccoglitore, insomma tutte le volte invece in picco, e quindi quando mi venite in soccorso così io vi ringrazio enormemente. Vi ringrazio enormemente. Vediamo qui, quindi 36, 40, 41 e 42, ok,
e poi abbiamo la la 33 44 e 45. Ok, e dai, collabora, jingle bells, eccoli, 43 44. Madonna che sudata. Poi vediamo se mi riesce, che non sto proprio in formissima, ma abbiamo il numero 21 di sembra più una vecchia lambretta spolmonata, ma è il numero 21 di Chips. Dopodiché, con questa bellissima copertina, abbiamo il 3474 di Topolino. Bellissima questa copertina. E con la bellissima copertina di Andrea Felcero torna a Foglie Rosse. Andiamo prima a dare un'occhiata. Le borracce termiche in acciaio, ma non hanno già fatte l'altro anno? Boh, vabbè. Con che aria tira a Topolinia? No, di nuovo quello sguardo, avrei dovuto prevederlo, fuggire, cercare una strategia, ma forse sono ancora in tempo. Ora cerco di scivolare sotto il tavolo e... Topolino, dovremmo cominciare a prenotare le vacanze estive. Arg, troppo tardi. Editoriale di Bertani. Abbiamo soggetto a sceneggiatura, disegni e supervisione al colore di Claudio Sciarrone. E ovviamente parliamo di Foglie Rosse. Ma guardate questa tavola d'apertura. Ma che splendore, ragazzi. Ma bella, bella, bella. Bella proprio anche il gioco dei colori. Bravo, complimenti a Sciarrone, veramente. Bello, bello, bello. Trovate il Tre Chiacchiere anche con Sciarrone. Nella playlist Tre Chiacchiere con soggetto e sceneggiatura Roberto Gagnor. Disegno e supervisione colore Alessandro Perina. Bello anche questo, guardate. Belli, belli, belli. Dopodiché abbiamo soggetto e sceneggiatore Roberto Gagnol, disegno e supervisione al colore Alessandro. Ah, la seconda parte. Scusate, non me ne ero accorto. Il secondo tempo. Ok. Poi abbiamo Lord Aitqua che presenta L'ora del terrore, Paperoga e il lungo, lunghissimo nastro misterioso. Soggetto e sceneggiatura Giulio Gualtieri e Marco Nucci, Enrico Faccini ai disegni. Paperoga in una storia dell'orrore. Oddio, che bella, tutta senza dialoghi, questa mi intriga veramente tanto. Bravi, bella, 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 molto intrigante. Poi abbiamo Anacleto, giorni senza Paperino, soggetto e sceneggiatura Davide Fortuna, Marco Mazzarello ai disegni. Questa è Anacleto Mitraglia, l'odiato vicino di Paperino. Qui che era il 50° di Zio Paperone? No, il 48 ancora. Eh sì, potrebbe essere proprio Anacleto Mitraglia. È tanto che non vedeva Anacleto Mitraglia, ragazzi. Che avete capito che mi piace dire Anacleto Mitraglia? Sì, mi piace proprio dire Anacleto Mitraglia. Questa è la prossima copertina, insomma, borracce e tutto quello che arriverà. Enrico Faccini è Stile da vendere, economia in ufficio. Altra testata molto 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 bella, abbiamo l'ottavo numero dell'almanacco di Topolino. Bello, ci riporta proprio indietro nel tempo l'almanacco di Topolino, andiamola a sfogliare. Ancora fumetti Disney con l'almanacco, abbiamo Storie dell'83 di Marco Rota. Storia del 2008, del 2018, del 69 di Hubbard, del 64 sempre di Hubbard, del 2017. Insomma, un bel po' di Paperino e la notte del Saraceno, guardate che roba. Guardate che bella questa. Bella testata questa dell'almanacco. Pum, sul naso proprio. Bella, 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 bella. Merita davvero, merita davvero. Queste che sono da 11 giorni settimana, una cover da collezione in omaggio con ogni acquisto di un prodotto Disney sul sito Panini. Anche no, e vabbè, anche questo è andato. Oh, qui c'è la novità molto 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 intrigante, ed è il primo numero di 4 della serie Zombicide, che non ha nulla a che vedere con il cartonato del quale uscirà il 2. Questa è una miniserie che uscirà in edicola in questo formato, mi sembra molto 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 intrigante. Adesso andiamo a vederla, ragazzi. Se questa serie Zombicide è bella la metà di quella di Olivares sul cartonato, qui abbiamo sceneggiatura Stefano Vietti, soggetto Luca Enoch e Vietti, Alessio Moroni disegni e copertina, Paolo Francescutto al colore, lettering Marina Sanfelice. Ragazzi, mi sembra bello graficamente. E poi sta serie Zombicide, dai, troppo figa.
Ragazzi, a me mi intriga, non vedo l'ora di leggerla perché mi intriga molto. Mi intriga veramente bene. Questa è il 2 di 4, Via dall'inferno, in edicola dal 26 di luglio. E con Multiversi di parte 2 abbiamo il numero 63 delle leggende DC. Altro grandissimo numero, altro bello, bello, bello numero. Mamma mia, che roba! Questa è la seconda parte, però l'occhiatina gliela diamo, ovviamente. C'erano delle cose molto molto belle, delle tavole veramente molto belle, molti stili, molto particolare, un bel volumone, bello 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 bello. E poi ovviamente gli extra come sempre. Poi abbiamo il numero 3 del Piccolo Ranger. Anche qui c'è una sorpresa, perché arriverà un tre chiacchiere con un grandissimo artista che ha a che fare anche con questa serie, che ha a che fare anche con questa serie. Quindi ragazzi, eccolo qua, infatti, lo sapevo ragazzi, perché non tutte le copertine di questa serie sono di Donatelli, perché non coprono tutta la serie, e quindi c'è un altro artista che, come in questo caso, ha fatto le copertine che mancano in mezzo, e io lo andrò ad intervistare. E quindi ragazzi, questo splendido disegno, questa splendida illustrazione per questa copertina del Piccolo Ranger è di Manlio Truscia. Chi è Manlio Truscia? Lo scoprirete a breve sul mio canale. Ecco qua. Che splendore, ragazzi. Tanta nostalgia per i vecchi tempi. Quando si invecchia si ha nostalgia. Questa invece mi sembra proprio quella di Donatelli. E sarà in edicola dal 28 giugno, il segno di Manitou. Le scimmie sacre, abbiamo il numero 106 del comandante Mark. Eccolo qua, bellissima anche questa, con un Mark egiziano in veste stranissima. Vediamo se Mark ci stupisce fin dalla prima tavola. Sì, non come al solito, ma sempre bellissimi disegni. Questa ambientazione egiziana molto molto particolare. Anche qui l'orso sacro, seconda parte, molto belli anche qui i disegni, veramente veramente splendidi con l'orso sacro. Il prossimo, che sarà il 107, sarà Ritorno a Forte Ontario, 28 luglio. E poi un uomo giovane, no, uomo giovane, uomo vecchio, abbiamo il 13° numero di Savarese, eccolo qua. Bello, 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 bello come sempre. Oh, devo dire anche abbastanza chiaro questa volta, con atmosfere un pochino più auliche, bucoliche, tricoliche, acoliche. Boh. E quindi, come vi dicevo, Savarese, guardate, dei colori molto più chiari del solito, molto più bucolico, campagna, lupare. Sono tutte quelle atmosfere. Oh, pure un bacio romantico. Beh, un Savarese un pochino diverso. Qui tutti gli extra, le copertine di Lancio Storia e l'anteprima del prossimo in edicola dal 29 di giugno. Gli ostaggi con una cassaforte aperta è il numero 87 di Mister No. Beh ragazzi, che vi devo dire, Mister No, poi qui se non sbaglio c'era proprio Diso e Castelli alla storia, ragazzi. Ma cioè, la storia del fumetto, ragazzi, come Castelli Diso, ma come si fanno a comprare Castelli Diso, ragazzi? Tanta tanta roba, ragazzi. Il prossimo sarà La città del crimine, edicola dal 30 giugno, e sarà il numero 88. E poi ragazzi, chiudiamo con il pezzo forte di questa puntata, con il pezzo straforte di questa puntata. L'avrete visto su tantissime pagine Facebook, l'avete visto su tantissimi canali YouTube. Io l'ho preso adesso, lo andrò a sfogliare, adesso ve lo faccio vedere, ed è il 38esimo Texone, quello di Giovanni Freghieri. Quindi tanta tanta roba, ragazzi. Vedo delle tavole strepitose, ragazzi, vedo delle tavole splendide. Poi ragazzi, il Texone è una di quelle testate che vanno prese anche se voi non amaste Tex, perché sono grandissimi artisti in storie autoconclusive che hanno interpretato Tex, tra cui anche Eroi, Alessandrini, c'è veramente di tutto in 38 Texoni, quindi va sicuramente recuperato. Ragazzi, io lascio giudicare a voi
la bellezza di codesto Texone. Poi il Texone, ragazzi, è una testata che mi affascina, mi riporta indietro nel tempo. Testi di Manfredi, disegni di Freghieri, eccolo qua. Oh, ditemi voi ragazzi. Secondo me tanta roba. Scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate, perché secondo me tanta roba. Bello, non ci spoileriamo il finale del 38esimo Texone. Ovviamente, ragazzi, non mi sono mosso di casa, sono giorni che non esco. Quindi non c'è One More Thing, ci sono delle cose ma non sono qui, sono a casa dei miei, ma non ci posso andare perché tra l'altro la bambina ha preso, noi 2 anni e mezzo di regole rigide non abbiamo preso niente, siamo andati a fare il saggio di danza, la bambina è stata portata di sotto insieme ad altri 100 bambini per cambiarsi eccetera eccetera, ha preso il virus, infatti ce l'ha tutta la sua scuola di danza, tutti noi tre più mio padre, che spero appunto che quello mi preoccupa di più, ma già sembra che stia un pochino meglio. Quindi è una puntata un po' strana, è una puntata più sommessa, però spero insomma che apprezziate il fatto che per festeggiare questi 8.000 iscritti io ci sia stato comunque, insomma, anche se non sono bellissimo da vedere, non sono proprio in formissima, non sono proprio fotogenico in questo momento, però ci sono per ringraziarvi e abbracciarvi tutti per questo traguardo di 8.000 iscritti che mi riempie assolutamente il cuore e mi spingerà a fare sempre meglio. A breve, ragazzi, ci sarà un annuncio per un evento clamoroso che sto preparando, e poi nuovi 3 chiacchiere, il salotto di giovedì prossimo, ragazzi, non ve lo perdete, perché se vi è piaciuto quello della settimana prossima, con il prossimo forse mi supererò ancora. E quindi niente, vi invito a seguire dal 3 chiacchiere al video di mercoledì eccetera eccetera, tutta la programmazione della prossima settimana, sempre e solo qui su 8bit. Ciao ragazzi.